Avete visto cosa si riesce a fare? Donne, madri, partorite e dopo 3 mesi vincete la medaglia d'oro. Per carità, finché è una scelta è ok, ma se me lo porti come modello, che cosa mi stai dicendo in realtà? Che cosa mi stai dicendo? Cosa stai dicendo a me, donna, e a tutta l'umanità sul femminile? Che cosa mi stai dicendo? Non posso stare, non posso fermarmi, non posso sentire, non posso essere empatica con mio figlio. Devo andare alla prestazione. E allora sì che sarò una brava donna e sarò accolta nel mondo dei maschi. Perché sono madre, ma ho vinto anche una medaglia. E questo è qui dentro, prima di essere là fuori. Quante donne devono dimostrare di avere diritto ad avere un posto nella società e per farlo rinnegano i loro valori femminili. E così anche gli uomini. È per questo che, dal mio punto di vista, la violenza sulle donne, che io traduco in violenza sul femminile, è un crimine contro l'umanità, perché è tutta l'umanità che perde. Se il maschile non è ispirato dal femminile, distrugge. L'ispirazione è femminile. È il femminile che desidera e il maschile ottiene. Ma se non c'è più questo contatto, se non c'è più questa danza, c'è solo una lotta e c'è quello che vediamo. E quindi io concludo qui e vi mostro uno degli aspetti della bellezza del femminile. Ed è questo che calpestiamo dentro di noi e fuori di noi. Grazie. Grazie alla dottoressa Dragotto, veramente complimenti, un intervento ci ha rapito. Io vi ricordo che alla fine sarà possibile fare domande ai nostri relatori, ci sarà un piccolo spazio, quindi se qualcuno di voi ha qualche domanda può attendere, verrà il momento di poterle fare e quindi approfondire alcuni aspetti. Vi presento il signor Stefano Ciccone dell'Associazione Maschile Plurale e soprattutto autore di un libro molto interessante che vi consiglio ed è che dà molti spunti di riflessione, si intitola Essere maschi tra potere e libertà. Il suo intervento di questa sera si intitola invece Violenza sulle donne, una riflessione al maschile. Buonasera, grazie per l'invito. Io ho portato delle slide, in realtà odio chi fa le cose col PowerPoint, però diciamo per avere delle immagini e per poterne parlare provo a usare anche delle immagini che così semplificano anche un po' la mia presentazione. Io intanto sono molto d'accordo con la cosa che diceva Frongia all'inizio, e cioè attenzione a leggere la violenza maschile contro le donne come un'emergenza, perché la rappresentazione dell'emergenza, per quanto enfatizzi il fenomeno, in realtà paradossalmente ci porta a marginalizzarlo, cioè ci porta a pensare che la violenza sia un fatto emergenziale, un terremoto, un'alluvione, cioè qualcosa che non ha a che fare con la normalità, con la cultura dominante della nostra società, ma qualcosa di esterno, no? L'emergenza è qualcosa che entra dall'esterno e turba la nostra dimensione normale. Invece il problema è proprio fare il contrario, cioè leggere quanto la violenza ha delle radici profonde in una cultura condivisa, in un modello relazionale tra i sessi diffuso e normativo. Perché dico questo? Perché tra l'altro il paradosso, se ci pensate, anche nella nostra reazione emotiva, è che più la rappresentazione della violenza è efferata, pensate all'uccisione di una donna con tante coltellate, quella donna bruciata dal marito, la donna buttata in un cassonetto, in realtà producono in noi una reazione di rimozione, cioè dice quello è un pazzo criminale, io non sono questo e quindi in realtà penso che quella cosa non mi riguardi.
Noi come maschile plurale abbiamo iniziato proprio dicendo la violenza maschile contro le donne ci riguarda, cioè qualcosa che riguarda anche me, che non sono il matto criminale che viene rappresentato nel giornale locale, nel caso più afferrato. E questo ci porta anche a fare un'operazione, diciamo, di spostamento e di rimozione. In realtà parlare di violenza come devianza ci porta anche a fare delle operazioni politiche molto pericolose, che sono appunto quelle di utilizzare la violenza contro le donne per alimentare delle politiche xenofobe o delle politiche che individuano di nuovo nell'altro il pericolo, no? E in questo caso c'è non solo l'operazione di rappresentare la violenza come frutto dell'operazione di qualcun altro, ma anche di rappresentare, come vedete qui, le donne come soggetto debole che noi dobbiamo proteggere. Noi proteggiamo il nostro territorio dall'invasione, proteggiamo le nostre donne dall'invasione di altri uomini. E questo porta, come dire, anche a fare un'operazione che appunto rappresentare la violenza come patologia e le donne come appunto territorio maschile. Questa operazione produce sì politiche xenofobe, pensate in quanto in questa città la violenza da parte di un uomo rumeno contro una donna italiana, Giovanna Reggiani, alimentò un'intera campagna elettorale sul tema della sicurezza, e come ad esempio invece l'uccisione di una donna rumena, Marcinca, alla metropolitana di Anagnina, da parte di un uomo italiano, non abbia alimentato l'allarme per il pericolo degli uomini italiani verso le donne immigrate. Io l'altro giorno ero a Gorizia, a un convegno sempre sul tema della violenza, e una rappresentante dell'OSCE, che si occupa di diritti dei migranti e dei diritti richiedenti asilo, parlava di un fenomeno del tutto sommerso, di cui non parliamo mai, che sono le violenze contro le donne badanti nelle nostre città, che sono senza permesso di soggiorno, spesso chiuse in casa, senza relazioni pubbliche, che subiscono violenze che non possono denunciare, perché se vanno a denunciarle ovviamente si espongono a tutti i rischi che potete pensare. Allora, pensare che noi possiamo delegare il tema della violenza alle forze dell'ordine, ai servizi, o anche, visto che siamo qui in Parlamento, a delle leggi, a delle task force, cioè a qualcosa che intervenga per come dire, risolvere un problema che ci arriva dall'esterno, ci porta a rimuoverlo e paradossalmente a non farci carico invece socialmente e individualmente di questo problema. Allora, invece il problema è riconoscere quanto la violenza sia dentro una cultura condivisa, nei nostri modelli di famiglia, nel nostro immaginario sessuale, nella nostra idea di relazioni tra i sessi, nella nostra idea di amore, di affettività, di amore e possessività che si confondono, nella nostra idea di rapporto nel gioco delle parti tra donne e uomini, nella seduzione, nelle relazioni tra i sessi. Allora, il problema è come comunichiamo. Queste ovviamente sono delle comunicazioni, come dire, fatte da gruppi estremi e molto radicali, ma anche la comunicazione istituzionale riproduce uno stereotipo che è dentro la cultura della violenza. Se pensate a qualunque campagna sulla violenza che abbiate visto in televisione, che cosa vi fa vedere? Fondamentalmente due cose. La prima è che gli uomini non si vedono mai, sono invisibili, al limite sono come qui un'ombra che incombe su una donna. E il secondo aspetto è che ci fa vedere le donne come dei soggetti deboli, come dei soggetti, non a caso parliamo spesso di donne, di violenza contro le donne e i minori, in cui riproduciamo un'idea di minorità femminile, di debolezza femminile. E questa idea è dentro la cultura della violenza. Pensate al fatto che fino al 1975 in questo paese, come sapete, i genitori avevano il diritto e il dovere di uso dei mezzi di correzione, cioè un ceffone a tuo figlio ogni tanto per farlo rigare dritto, e il padre, il marito, era il capo famiglia. Ecco, fino al 75 il cosiddetto ius corrigendi, cioè il diritto a correggere, era esercitato dal padre sui figli e sulla moglie. La moglie era sottoposta alla tutela, alla protezione, al dovere di mantenimento, ma anche all'utilizzo dell'uso del mezzo di correzione sulla moglie. Tant'è vero, ci sono moltissimi casi di processi in cui si discute se l'uomo abbia abusato dei mezzi di correzione prendendo a ceffoni la moglie perché aveva ecceduto, perché le donne, come diceva anche Elena, no, vengono rappresentate come eccessive, come emotive, come, oppure se invece appunto rientrasse nella sua regola. Quindi l'immagine di produrre un'idea di debolezza femminile conferma un immaginario maschile di poca autorevolezza, poca autonomia da riconoscere alle donne nelle relazioni di coppia e quindi nelle relazioni familiari. Questa asimmetria di soggettività tra i sessi, appunto, qualcuno di forte, autorevole, che al limite deve autoregolarsi, e di qualcuno invece di debole, che ha bisogno di protezione, sta dentro una rappresentazione
che, come dire, è molto profonda. Io qui vi propongo, non ve lo leggo tutto, ma insomma la cosa interessante qual è? Questo qui è un manuale cattolico usato nelle parrocchie per i corsi prematrimoniali. In questo corso, quindi per giovani spose si chiamava, si dice: l'uomo per sua natura è così fatto che vi è in lui una specie di esuberanza fisica per la quale è portato a desiderare e a realizzare i suoi compiti sociali di costruttore. Sul piano coniugale la stessa vitalità lo spinge a dare una grande importanza ai rapporti sessuali e a imprimere loro un ritmo che appare di una frequenza eccessiva alle inclinazioni della sposa. Essa si accontenterebbe non di rado e volentieri di sole tenerezze. Gli atteggiamenti di lei a niente altro tenderebbero. Qui dentro ci sono due cose. La prima è questa idea di che ci sia un elemento insieme che è vitalità sessuale maschile e vitalità politica, progettuale. Non so se viene in mente qualche personaggio politico di questo paese che ha rappresentato se stesso mettendo insieme potere, autorità e vitalità sessuale, dicendo: io sono uno che ha molte donne perché ha molto potere, ma ha molto potere perché è anche ha questa vitalità sessuale, no? Disse, meglio, cito, quindi non so, scusate la volgarità, ma cito uno statista di questo paese, disse, meglio puttaniere che finocchio, in cui il tema era proprio questo, meglio un uomo vitale che abbia quell'espressione che non uno mezzo uomo. E dentro questo però c'è anche un'altra idea, che è quella della rimozione del desiderio femminile, della rimozione della soggettività. Le donne non hanno desiderio, non hanno desiderio sessuale, hanno neanche un desiderio, come dire, di costruzione politica, sociale. E questo produce una simmetria tra i sessi, che è una simmetria che si può utilizzare come giustificazione nel gioco delle parti. Le donne amano essere vinte con la forza, e quante discussioni in tribunale sono state su quanto quella forza stesse nel gioco delle parti o fosse eccessiva e andasse oltre. Su quello ci sono moltissime rappresentazioni. Ma soprattutto dietro questa idea c'è proprio l'immaginario di rimozione dell'autonomia femminile, che sta dentro sia l'idea che io possa prendermi un rapporto sessuale, perché il gioco delle parti è che una donna che dice no, come dice Ovidio, è quella che ti dà quello che vuole, ma vuole essere vinta per darti quello che lei vorrebbe darti, no? E che questo gioco delle parti fa parte appunto della natura umana, della natura femminile e maschile. Ma dall'altro rimanda anche all'idea di quel marito che dice: mia moglie è una donna petulante, un'isterica pazza, è una scocciatrice, cioè di non riconoscere a quella compagna che hai l'autonomia di un progetto, l'autonomia nelle relazioni sociali, nella realizzazione familiare, nella realizzazione professionale. Cioè l'aspettativa che abbiamo come uomini è quella di una oblatività e di una disponibilità femminile, sia nella sessualità che nelle relazioni. Questo io credo che sia un tema importante su cui torno velocissimamente dopo, ma come comunichiamo agli uomini sulla violenza? Anche sulla violenza, secondo me, noi comunichiamo agli uomini in modo sbagliato e molto spesso contraddittorio. Qual è il tipo di cosa? Primo, appunto, questa è una campagna fatta nelle scuole, ce ne sono moltissime, una donna non si tocca neanche con un fiore, quindi la donna è fragile, da rispettare, ma da mettere magari come un soprammobile, sotto una campana, sotto la mia protezione, sotto la mia difesa. Oppure l'appello è quello ad essere un vero uomo. Elena prima lo diceva, in realtà essere un vero uomo significa soprattutto non essere una femmina, no? Allora, i veri uomini non picchiano le donne, rimanda l'idea che il valore sociale sia di essere un vero uomo, e quindi di essere qualcuno che non ha tutti quegli elementi di debolezza che io associo al femminile: l'incapacità di autocontrollo, l'essere preda delle emozioni, essere preda della corporeità. Un vero uomo è quello che si sa controllare, che sa dominare i propri sentimenti. Questa è una campagna fatta sempre da un'associazione romana di donne, dice di nuovo: colpire non è virile. Quindi la virilità è un valore sociale e io mi appello alla virilità come valore sociale, dando quale messaggio? Quindi questo è ancora peggio. Qual è il messaggio? È quello di dire che la violenza è frutto di un disordine, cioè quando gli uomini si sapevano controllare, quando i modelli maschili erano solidamente legati al modello tradizionale della virilità, i rapporti tra i sessi erano più ordinati e non c'era violenza. Oggi cresce la violenza perché si perdono queste capacità. In realtà il problema è che, come sappiamo, la violenza è frutto invece di un ordine,
di una cultura sedimentata, non della entrata in crisi di una cultura sedimentata, e quindi dobbiamo rappresentare la violenza come qualcosa che dobbiamo mettere in discussione dentro quella cultura, non come un elemento perturbante di una cultura che invece era basata sul il rispetto tra i sessi. E quindi, uno, la violenza come disordine, due, il valore dell'autocontrollo maschile che produce una gerarchia tra maschi e femmine, terzo, l'idea della virilità che è quella dell'autocontrollo, cioè del dominio della corporeità. Le cose che, di cui parlava prima Elena erano proprio questo, cioè la mascolinità come controllo del proprio corpo, delle proprie emozioni, dei segnali del corpo. Ma questo porta anche ovviamente a quello di cui parlava lei, cioè a un modello maschile che è estraneo alle proprie emozioni, cioè essere una pentola a pressione che accumula frustrazioni, che accumula tensioni e che esplode, perché le uniche emozioni socialmente ammesse per un uomo tendenzialmente sono o la rabbia o il desiderio. Non posso giustificare socialmente altre emozioni per me. E quindi un femminile svalutato da un lato è un modello di maschile stereotipato su questo. Allora, questa idea di un corpo silenzioso maschile, cioè dell'idea che gli uomini sono uomini perché hanno il corpo come macchina, come strumento e non come sede della propria identità, delle proprie relazioni, della propria soggettività, io penso che sia una costruzione storica. Io non sono tanto nella prospettiva che forse proponeva Elena, cioè di pensare a un'essenza del maschile, un'essenza del femminile, per cui anche se pensate tutte e due dentro di noi, perché dentro questo io sento che c'è un sogno che è quello della complementarietà, cioè l'idea che ci sia uno yin e uno yang, che ci sia un maschile e un femminile, che il problema è che questi due si possano armonicamente incontrare. Io penso che invece, come dire, il rapporto tra donne e uomini sia irriducibilmente legato a una differenza sempre irriducibile, che mai insegue la complementarietà. E questo perché lo dico? Per due motivi. Primo, perché questa attesa maschile di quel femminile che viene raccontato come oblatività, come disponibilità, pensate alla disponibilità materna alla cura, oppure pensate alla disponibilità femminile del corpo erotico femminile. Allora, queste due polarità che noi pensiamo sempre estreme, no? La madre e la prostituta, in realtà rimandano allo stesso modello di relazione maschile, cioè a un femminile che sta lì per rispondere al mio bisogno o al mio desiderio. La madre che si prende cura del mio bisogno, la prostituta che risponde al mio desiderio di sessualità. E nessuna delle due è legittimata a mettere in gioco il proprio desiderio, perché il desiderio materno è colpevolizzato e il desiderio femminile è rimosso in cambio del denaro o del potere. Allora, questa idea di un'essenza originaria e complementare rimanda a un'idea di complementarietà in cui, e su questo discuto con Elena perché appunto siamo in un luogo, oggi in realtà quello che accade è che invece venga un rischio opposto, cioè che questo modello stereotipato di femminile venga valorizzato, perché in realtà nel mondo del lavoro l'accoglienza, l'ascolto del cliente, l'oblatività, la disponibilità sono delle attitudini femminili stereotipate, se volete, messe al lavoro. Pensate ai servizi alla persona, pensate ai servizi post vendita, cioè in realtà sempre di più il lavoro che non è più il lavoro produttivo di fabbrica, ma il lavoro di mercato delle emozioni, mercato dei servizi, mercato dei bisogni, valorizza questa dimensione. Allora il problema forse è mettere in gioco e mettere in discussione queste rappresentazioni stereotipate per capire come possiamo cambiare. Perché penso che su questo dobbiamo ragionare? Perché appunto questa è un'estremizzazione, questa è una campagna contro il bullismo. Non so se avete notato la sottilissima metafora che propone il manifesto, ma appunto rimanda a questa idea, no, che a un bullo, per convincere, si dice cos'è un bullo e cos'è un uomo. Ovviamente questo è un caso di bullismo istituzionale, perché i bulli cosa dicono ai ragazzini? Per prima cosa dicono ce l'hai piccolo, e noi gli stiamo dicendo la stessa cosa. Quindi è molto pericoloso, secondo me, fare riferimento a questa attività, a questa dimensione dei sessi. Vado velocissimo perché ormai a questo punto ho parlato tantissimo. A me interessa molto ragionare su questo tema del desiderio e della soggettività femminile. Mi interessa molto mettere in discussione il valore della virilità, perché il valore della virilità pensa a un'idea di un limite, cioè dice gli uomini devono sapersi controllare. Ecco, come raccontiamo il cambiamento agli uomini e come raccontiamo la violenza agli uomini? Gli chiediamo di controllarsi?
cioè gli diciamo che gli uomini hanno per loro natura, come diceva un ragazzino in una scuola, gli uomini per loro natura hanno una bestia dentro di sé, no? Una spinta a acquisire, conquistare, dominare, e devono imparare a civilizzarsi, a controllarsi, a dominare questa pulsione, no? Perché gli uomini hanno una sessualità bulimica, no? Basta che respiri, e che quindi devono riuscire a controllarsi. Io penso che invece sia una prospettiva diversa. Dovremmo provare a raccontare agli uomini che il limite con cui misurarsi non è un divieto, non è il divieto della legge del padre che mi impone di darmi un limite. Il vero limite è misurarmi col fatto che oltre al mio desiderio c'è un altro desiderio, c'è il desiderio dell'altra, c'è la soggettività femminile, e questo mi permette di dire che non è un limite frustrante, non è un limite che corrisponde a una rinuncia, perché per me, Stefano, aver incontrato la sessualità femminile, il desiderio femminile, l'autonomia delle donne con cui ho avuto delle relazioni, ha arricchito la mia esperienza rispetto a mio nonno, che non tematizzava neanche che la propria moglie potesse o meno avere una dimensione di piacere nella sessualità, non se lo poneva probabilmente, ma dentro quella storia di mio nonno c'è una grande solitudine e miseria rispetto alla mia vita, che è stata molto più ricca. E allora raccontare agli uomini il cambiamento, secondo me, è importante, perché quello che noi facciamo oggi troppo spesso è di avere una vulgata. Questo è Claudio Risé, uno psicanalista molto diffuso nel nostro paese, che tra le tante cose dice appunto: un reduce si aggira per il mondo, non sa più dove andare. Pensate quanta retorica c'è sugli uomini in crisi, gli uomini che non sanno più dove andare, gli uomini intimoriti alla libertà femminile. E lui alla fine arriva a dire: in effetti, a partire dal femminismo, per arrivare alla signora Bobbitt che tagliò il pene del marito nell'anno di grazia 1994, si è acceso per il maschio un focolaio di guerriglia che lo tiene perpetuamente sotto tiro. Questo maschio reduce non ha avuto un padre, un istruttore che gli abbia insegnato come si diventa uomini. Quindi l'identità maschile è sempre in crisi, minacciata dal cambiamento. Il femminismo, la libertà delle donne, la politica delle donne, la loro autonomia è qualcosa di castrante per gli uomini, castrante dal punto di vista simbolico, fino alla castrazione fisica di Lorena Bobbitt. Allora, è possibile provare a raccontare il cambiamento in modo diverso? Quanta violenza maschile sta dentro il rancore e la frustrazione maschile dentro questo cambiamento, di non sapersi misurare con questo? Allora, io su questo credo che noi dovremmo provare a raccontare il contrasto alla violenza e il cambiamento tra i sessi, andando oltre un'idea banalizzata del politicamente corretto, cioè del rispetto delle donne, della loro dignità, oltre l'idea di una rinuncia maschile a un potere e a un dominio, oltre l'idea che quindi questo possa produrre per gli uomini solo frustrazione e dunque rancore e dunque vittimismo. Pensate, potremmo discuterne, ma sarebbe troppo lungo, la vicenda dei padri separati. Nella vicenda dei padri separati c'è un reale disagio, c'è una vera sofferenza, che però diventa revanchismo, rancore contro le pari opportunità, contro le leggi che favoriscono le donne e non contro gli stereotipi che producono ruoli fissi per cui la madre è quella capace di prendersi cura dei figli e il padre è quello capace di prendersi cura della famiglia portando i soldi a casa. Quello stereotipo mi condanna poi come padre separato a essere quello che paga l'assegno e che è marginale nelle relazioni di cura dei figli. Allora il problema è: posso raccontare agli uomini che in questo cambiamento non c'è un processo di frustrazione, non c'è un processo di femminilizzazione, di perdita di identità, ma c'è invece un guadagno, c'è un guadagno per la mia sessualità, per le mie relazioni sociali, per le mie relazioni con i miei figli? Ecco, io credo che su questo dovremmo riprendere le radici culturali della violenza, capire su questo cosa vuol dire veramente, perché in questo paese dire è una questione culturale, fondamentalmente vuol dire: vabbè, ne parliamo un altro giorno perché è una questione culturale, quindi non se ne può parlare, è una cosa troppo vaga. E questo lo dico e finisco per due motivi. Parlare di radici culturali della violenza vuol dire anche contrastare la colpevolizzazione delle donne. Oggi sentivo qualcuna di voi che parlava, come avete visto, quella donna che ha scelto di voler tornare col compagno che la picchiava. Allora, quante volte noi colpevolizziamo le donne dicendo: sono le madri che educano i maschi, sono le donne che rimangono dentro quella relazione, perché sei rimasta lì quando sapevi che quello era un uomo violento, perché hai accettato quel gioco di seduzione quando sapevi che aveva quella pericolosità? Ecco, io credo che noi dovremmo provare a riconoscere che il dominio e la violenza tra i sessi, proprio perché è un dato culturale, non significa solo
violenza fisica, vuol dire violenza psicologica, vuol dire introiezione di modelli stereotipati, assunzione della propria inferiorità come dato naturale. È quella cosa che si chiama assumere da parte dei dominati o delle dominate lo sguardo dei dominanti su se stessi e sul mondo. Allora, quella donna che è complice di quella violenza, in quella complicità mostra un'altra forma di questo dominio e di questa violenza, e che quindi, più che essere colpevolizzata, dovrebbe portarci a noi a mettere in discussione quella cultura condivisa che porta lei ad avere quella posizione. E pensare alla violenza come un dato culturale vuol dire anche riconoscere quanto nella violenza, nel dominio maschile, ci sia anche una grande miseria, una grande solitudine nella vita, nella sessualità e nelle relazioni per gli uomini. E che quindi possiamo chiedere agli uomini di contrastare la violenza non per un atto volontaristico di assunzione di responsabilità o per accettazione di regole scritte del politicamente corretto, ma perché forse c'è anche un desiderio di cambiamento per gli uomini a cui possiamo fare appello, una possibilità di guardare qual è il guadagno in questo cambiamento tra le relazioni tra i sessi, che parli anche al desiderio di vita e di qualità degli uomini. Grazie. Molte grazie per averci fornito un approccio differente, un approccio maschile ad un problema che non giustamente viene ritenuto di pretta e prettamente femminile, invece anche un maschio può affrontare il discorso da varie sfaccettature. La prossima relatrice, la dottoressa Grazia Bandiera, psicologa e psicosessuologa. Il suo intervento ha un titolo abbastanza chiaro: Il corpo in ostaggio. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui e un grazie in particolare agli organizzatori per questa possibilità. Allora, se riesco a far partire, allora vediamo questo. Ok, perfetto. C'era soltanto non va. Ok, devo mettere, ecco. Immagino così, ecco questa copertina. Vi lascio subito con una piccola suggestione, con una poesia che sarà recitata di Pedro Salinas, e poi inizierò il mio intervento. Allora, prima devo fare una cosa però. Un attimo soltanto che non legge. Modellando la tua ombra. Le ho già tolto le labbra, rosse e dure. Bruciavano. E le avrei baciate ancora molte volte. Ti fermo poi le braccia, lunghe, nervose, rapide. Mi offrivano la via perché io ti stringessi. Ti strappo il colore, la forma. Ti uccido il passo. Venivi dritta verso di me. Ciò che più mi ha fatto soffrire, quando l'ho messa a tacere, è la tua voce, densa, calda, più palpabile del tuo corpo. Ma stava ormai per tradirci. Così il mio amore è libero, affrancato, con la tua ombra spoglia di carne, e posso vivere in te, senza temere ciò che desidero di più, il tuo bacio, i tuoi abbracci. Non pensare ormai ad altro che alle labbra, alla voce, al corpo, che io stesso ti ho sottratto per potere, senza di loro, infine, amarti. Io, che le amavo tanto, e stringere all'infinito, senza pena, mentre se ne va inafferrabile, dietro a lei il mio grande amore, la carne per il suo cammino. Il tuo solo corpo possibile, il tuo dolce corpo pensato. Okay, questa è una poesia di Pedro Salinas,
era un po' una suggestione, perché qua il corpo è centrale in questa poesia, è un corpo vivo, un corpo desiderato, è un corpo amato, dice il poeta, e nello stesso tempo è un corpo che mette paura, un corpo pericoloso, perché è un corpo che può accogliere, donare piacere, ma è anche un corpo che può rifiutare, tradire, abbandonare. Salinas scrive: ciò che più mi ha fatto soffrire quando l'ho messa a tacere è la tua voce, più palpabile del tuo corpo, ma stavo ormai per tradirci. Questo ci riporta un po' a quello che oggi diciamo anche nella rappresentazione un po' del corpo delle donne, si parla di corpo oggetto. Io ho riportato questa citazione di Massimo Recalcati, che in un suo recente articolo scrive che la violenza esprime una tendenza propriamente umana, per questo esiste da sempre nell'uomo. L'umanizzazione della vita non cancella la violenza, ma decide ogni volta per la sua rinuncia, in nome del riconoscimento dell'altro come prossimo, come essere singolare. Ecco, sicuramente nella violenza non c'è questo riconoscimento dell'altro come essere singolare, c'è un'oggettificazione dell'altro e c'è un passaggio all'atto, quindi invece della possibilità di fare un pensiero, che sia della rabbia, della delusione, per un rifiuto, per un tradimento, del dolore, dell'abbandono, c'è un immediato passaggio quindi che non permette appunto questo pensiero e poi un'elaborazione di quella rabbia, di quella delusione, di quel dolore. Nei corpi di cui si parla in televisione, i media danno sempre, anche parlando di violenza, si parla sempre di corpi di donne, corpi violentati, corpi uccisi. Non in Italia, ma vedremo anche da noi, corpi segregati, corpi intrappolati, corpi in ostaggio, appunto. Quindi sia nella violenza più esplicita, quella che, di cui si parla, appunto, che compagni, mariti, a volte anche, spesso, anche padri, quindi la violenza nell'intimità delle famiglie, in cui la donna è ancora